Ha scandalizzato molto un titolo su un video breve, Gli eroi siamo noi se continuiamo a seguirlo. E si riferiva a Dragonero. Bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita. Qui parliamo di fumetti e di cose nerde. Ed oggi andiamo a parlare un po' di Dragonero in edizione libraria. Per capire un po' che cosa sta succedendo, perché ne stanno succedendo delle belle su Dragonero, ma anche alcune che destano una certa preoccupazione. Venite più vicino, va? Allora, negli ultimi giorni sono usciti e stanno per uscire a brevissimo tre volumi cartonati, diciamo extra serialità originale, serialità da edicola, di Dragonero. Tre volumi, tutti e tre attesissimi dal pubblico. Tutti e tre. Oltretutto, due della stessa collana lo stesso giorno usciranno. Una cosa stranissima, mai successa e che neanche capisco. Andiamo per ordine. Vediamo prima che volumi sono, parliamo in un attimo e poi alla fine, senza spoiler, e poi alla fine ci ragioniamo su. Innanzitutto, quello ovviamente più atteso di tutti, Senza anima ghiaccio, l'ultima incarnazione della serie parallela da libraria di Dragonero, i senza anima, il periodo in cui Dragonero scappa di casa perché non vuol diventare quello che il nonno vuol farlo diventare, cioè un imperiale, un soldato imperiale o chi per lui. Non vuole diventare un vero e proprio Dragonero, vuole essere Yan, Aran, il figlio del... Aran significa figlio di... non mi ricordo. Comunque lo dice qua. Vabbè, poi ve lo faccio vedere questa cosa, perché anche quella lì è interessante nella dialettica erondariana, nella dialettica di Dragonero. Adesso inizio a prendere questo qui, così lo faccio vedere, che c'ho anche il Free Comic Book Day, che è dedicato a uno di questi volumi. Quindi Yann scappa, si fa 2 anni in questa compagnia mercenaria, 2 anni che lo cambieranno parecchio, e noi lo vediamo perché. Perché nell'andare avanti di questa collana, che ormai credo che sia l'ottavo o nono volume, non mi ricordo neanche perché io ce ne ho 6 lì, questo credo che sia il nono. Non li recupero tutti insieme, ragazzi. Io i senza anima, siccome li leggo in digitale, ho questa fortuna di poterli leggere in digitale in modo assolutamente legale, sottolineo. Li recupero successivamente quando ci sono delle offerte oppure di seconda mano. Non mi vergogno a dirlo, è una cosa normalissima sui fumetti Bonelli perché si deprezzano a differenza degli altri. Quindi comprarli al day one quando già l'hai letto è un po' fessa come cosa. E quindi ho questa possibilità e non mi vergogno a dire che faccio così. Senza anima ghiaccio è un ennesimo esempio di come Dragonero può essere intenso, come Dragonero può essere potente nei messaggi che lancia, nonostante è un fantasy. Ma d'altronde Tolkien e tanti altri fantasy di questo tipo, non parlo dei fantasy, che ne so, gli urban, i fantasy classici, eccetera, ma di questo tipo ci hanno insegnato che effettivamente si può moltissimo fare disanim... scusate, disamina sociale anche attraverso un racconto con elfi, nani, orchi, eccetera, eccetera, eccetera. In questo caso, Enoch e Vietti hanno creato un mondo eccezionale da questo punto di vista. E questo prodotto, che è un prodotto più adulto del Dragonero normale, adesso con Mondo Oscuro può darsi che anche la serie da edicola si diventi un po' più adulta, ma fino ad allora questo è il prodotto più adulto, più crudo, più vero da un certo punto di vista, che non ti fa sconti. In ghiaccio abbiamo una conferma. Uno dei migliori prodotti librari di Bonelli, seriali, non one shot, è senza anima. Storie, disegni,
Impaginazione, sempre ai massimi livelli. Seconda copertina variant, 18 euro, quindi anche un prezzo che voglio dire, 18 euro sì, un prezzo che voglio dire per le 80 pagine che sono, è più che onesto. In questo caso i disegni sono di Francesco Rizzato per Ghiaccio e la sceneggiatura di Stefano Vietti. Com'è Ghiaccio? Ghiaccio è una gran bella storia, perché Ghiaccio mette al centro ovviamente Jan, all'interno della compagnia che si sta sgretolando, il perché lo scoprirete solo leggendo, e diventa sempre più centrale. Lo stesso Carogna, il comandante, è sempre più lasco da questo punto di vista, lo lascia fare, lui prende sempre più iniziative personali, si prende sempre più responsabilità. Questo percorso, invece di incupirlo, ingrigirlo, indurirlo, lo rende sempre più empatico nel confronto degli altri. Ma questo perché ha avuto un'educazione di un certo tipo. E quindi adesso se la ritrova. E questo percorso è un percorso che sta funzionando. Sta funzionando. Dragonero si può leggere, i Senz'anima si possono leggere in tanti modi. C'è una prima lettura che è quella della vicenda, che è molto supereroistica, tra virgolette, arriva, stanno ammazzate, finisce. Il secondo invece è capire bene le dinamiche sociali, il punto di vista di Jan, che non è ancora appunto Dragonero, che non sa neanche di esserlo, e questo mondo che è sì fantasy, ma è un mondo tostissimo. Faccio vedere qualche tavola perché belle, sono veramente azzeccate, colorazione di Francescutto è sempre è quel qualcosa in più che dà le tavole. È evidente come Jan in questi numeri, dall'essere il ragazzino, è diventato un punto di riferimento essenziale, che da un lato ha una sua morale ferrea, ma dall'altro capisce che il bene comune, il bene anche non personale ma anche della sua microcomunità, viene prima di una serie di cose, quindi è disposto a fare compromessi, e questo lo rende vero, lo rende vivo. Respira Jan in queste pagine, respira. Quindi ragazzi, Senz'anima, se amate Dragonero, è essenziale. Ora, costa 18 euro, esce ogni due o tre mesi, poi dipende, si può fare, e io ve lo consiglio, perché non leggerete un Dragonero così bello come quello scritto su Senz'anima, mai. Però poi andiamo all'eccesso, e l'eccesso ve lo faccio vedere qui. L'eccesso è questo, perché se è pur vero che praticamente Enoch e Vietti l'hanno presentato, Enoch e Barbieri l'hanno presentato con me e Giuseppe degli Audaci in live, questo progetto delle monografiche sugli eroi di Dragonero, è anche vero che era stato presentato in modo completamente diverso. Storie particolari, importanti nel senso non nella continuità, nella comprensione del personaggio, importanti per il personaggio, storie comunque diciamo non buttate lì, storie sia a livello di disegno che testi irreprensibili. Ma soprattutto pensavamo che avessero un costo equiparabile al resto. E io su questo mi ci voglio focalizzare, perché ha 8 pagine meno del Senz'anima, ha lo stesso identico formato, però in bianco e nero, e costa lo stesso prezzo, 18 euro. Anzi, i Senz'anima prima costavano 17. Quindi, permettetemi di dire, non va bene.
Non va bene. Non va bene. Al netto di quello che c'è dentro, non me lo puoi posizionare sulla stessa fascia di prezzo, perché non esiste. Qui tu non hai pagato il colorista, quindi non esiste. Non esiste. Mettimelo a 17. E questo va bene. Che cosa c'è dentro? Nell'episodio di Ian vediamo una storia di Stefano Vietti con i disegni di Francesco Gaston e la colorazione di Paolo Francescutto, sempre la copertina è di Michele Rubini. Ora, la storia è buttata là? No, la storia è una bella storia. Il discorso che dicevano la colorazione qui l'abbiamo fatta col bianco nero ci sta pure, perché Gaston fa un cavolo di drago nero bello, il mondo respira, lo senti, la storia è di Vietti, quindi è bella di suo, cioè lo senti lo spirito di drago nero. Una storia che si va a incastonare tra la fine della saga delle regine nere e prima del ribelle, del ciclo del ribelle. Una storia che va a sottolineare qualcosa di importante. Non ve lo voglio anticipare perché è un volume del genere, se vi faccio spoiler voglio dire no, col costo che c'ha oltretutto. Va a sottolineare qualcosa di interessante, ma non fondamentale. Non fondamentale. E quindi perde molto di quell'appeal che poteva avere. Però non ci fermiamo qua, perché lo stesso identico giorno esce anche questo. Stessa collana, secondo protagonista, Gmor. Stesso costo, storia questa volta di Enoch, disegni di Riccardo Crosa, sempre la colorazione di Francescutto e l'illustrazione di copertina di Michele Rubini. Ora, bianco e nero anche qui, storia che si va a incastonare in questo caso invece proprio tra la fine della ribellione e l'inizio di Mondo Oscuro. C'è un Gmor che vediamo già, questa storia è una storia, Enoch ci ricasca fra virgolette, come è stato nello speciale, nell'ultimo speciale in cui Matteoni ha rifatto 10 tavole di una storia del numero 30 del ribelle che ha fatto Lorenzo Nuti, e era andato a Luca Enoch era andato a completare 10 tavole appunto che saranno viste in quel numero e a definire quella microstoria, perché quello lì era un numero fatto tutte quante da punti di vista dei vari personaggi che si ritrovavano nello stesso momento a compiere azioni diverse. Quindi si è andato a espandere quella cosa lì in 66 tavole, mi pare una cosa del genere. E qui si fa lo stesso. Alla fine del ribelle c'è Gmor che si prende una pausa e va nell'isola orfana per trovare ed avvertire di quello che sta succedendo i propri simili, che sono dovuti scappare dal loro continente originario dopo non mi ricordo quale guerra, poi il mondo dragoniero è abbastanza complesso. Enoch fa lo stesso ragionamento. Andiamo ad esplorare quella cosa lì, che l'abbiamo lasciata così. E in questo caso la storia si incastona un po' di più all'interno del nuovo ciclo. Non è una storia che non è essenziale, non serve per forza leggerla, sicuramente non sarà un buco di trama se non lo comprate, però è un po' più all'interno del tutto. Una storia disegnata bene, in cui l'utilizzo del bianco-nero come se fosse un colore è meno evidente, ma è ben presente, ma è ancora più presente il fatto del dettaglio che dà il disegnatore alle tavole, che è pazzesco. Qualità di scrittura e di disegno sempre al top, ma il problema rimane. Mi fai uscire lo stesso mese, addirittura due volumi lo stesso giorno, tre pubblicazioni su Drago Nero, tutte e tre a 18 euro, che sono 54 euro di Drago Nero, più la serie
La serie normale, quindi quello da edicola che sono 4,40, praticamente arrivi quasi a 60 euro di Dragonero solo a dicembre. Il budget credo che chiunque abbia per comprare tutti i fumetti del mese, e forse anche più di quello che tutti hanno, sicuramente più di quanto spendo io in un mese in fumetti, in parte perché alcuni ovviamente li ricevo. Ma escludendo tutti quanti quelli che prendo ad Anna e Marco, quindi proprio i miei personali che recupero in fumetteria, sicuramente di più, edicola anche. Quindi una scelta che stona, anche perché a dircela tutta, poi vediamo nello stesso mese, adesso ve lo faccio vedere, questo qui, che viene pubblicato come Free Comic Book, sono 12 tavole della storia di Mirva, sempre della collana Gli Eroi, con alla fine tutta quanta la spiegazione di che cos'è questa collana Gli Eroi, ma soprattutto che cos'è Dragonero in generale. Ci infilano anche ovviamente le adventure, che non se ne sono mai filate di pezza dal 2017 ad oggi, ma siccome adesso è uscito il cartone animato, allora tornano ad esistere improvvisamente. La cosa mi infastidisce perché erano belle e meritavano molto di più, nonostante non ci fosse un cartone animato a corredo. Questa storia sono 12 pagine della storia di Mirva che vedremo in primavera. Allora, cavolo, Magmoro, me lo vuoi pubblicare a febbraio? Che ci faccio io adesso? Cioè, mi fa piacere di leggerla, Gmor, adesso insieme a Ian. Però se tu me la pubblichi a febbraio, poi questo qua me lo fai uscire aprile, perché tanto mi hai detto che in primavera e stiamo a posto. Perché questa improvvisa voglia di pubblicare tutto assieme, tutto e subito? Che motivo c'è che ci stanno le tredicesime dei dipendenti pubblici? Non lo so, non capisco. Questa ve la posso far vedere anche tutta, tanto è nel Free Comic Book, quindi non avete problemi. La riflessione appunto che volevo fare era questa qua. Forse con Dragonero si sta esagerando. Io vedo un grosso parallelo con quello che si è fatto con Nathan Never ad un certo punto. Ad un certo punto, alla fine degli anni 90, Nathan Never usciva in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Sempre in edicola perché in quel momento la libreria non c'era. E quindi con un costo anche più accessibile, fortunatamente, ma usciva con la serie regolare, gli speciali, i magazine, il maxi, il gigante, Zona X, Agenzia Alfa, no, Zona X mi sa che non, no, Zona X era Martin Mister, comunque c'era Agenzia Alfa, c'era Lex Weaver a un certo punto, che comunque erano spin-off di Nathan Never, che altro c'era, ma ce n'erano tanti, c'era veramente l'infinito di pubblicazioni. Ce l'ho tutte quante poi, però alcune non stanno qui in libreria. C'era l'infinito pubblicazioni di Nathan Never. Poi come è andata a finire? È andata a finire che il mondo si è troppo allargato. Poi anche i tre sardi hanno scelto strade differenti e quindi è diventato tutto molto più lasco e si è visto. Su Dragonero spero che non succeda, anche se in questo momento noi lo vediamo in pubblicazione veramente ovunque e a costi molto più alti di quelli che al tempo aveva appunto Nathan Never, che ha ricevuto un trattamento simile, trattamento che in realtà c'ha solo Tex in Bonelli, c'ha sempre avuto solo Tex in Bonelli, ristampe contro ristampe speciali, francese, gigante, perché tanto Tex vende comunque. In questo caso, oltretutto in edicola, ribadisco, non in libraria, in questo caso noi ci ritroviamo con la serie regolare, con i Senz'anima, con questa collana Gli Eroi, con la riproposizione in edicola delle adventure, quindi nuovi eroi, con il videogioco che io ho comprato e ancora non ci riesco a giocare in modo decente perché è pieno di bug, e che non è una beta, non è è un alpha release, e che comunque è costato 19,90, è costato poco, e ci potessi giocare sarei contento, ma
lì dobbiamo iniziare a fare una serie di live proprio su quel videogioco, perché vi devo far vedere come è potenzialmente devastante e come però è uscito un anno prima di quanto avrebbe dovuto, e soprattutto senza un dannato beta testing che vada oltre a chi l'ha programmato. Parliamoci chiaro, quel videogioco non l'ha visto nessuno oltre a chi l'ha programmato o in fiera, ma quello non fa testo. Anche perché gira su computer loro, quindi figuriamoci. E poi, poi ci stanno i cartoni animati, ma quelli sono gratis per fortuna, stanno in TV. Insomma, ci stanno, però ci sta il magazine sui cartoni animati in cui ci stanno le statuette. E poi ovviamente ci sta la collana delle ristampe in cartonato grande formato a colori di alcune delle storie importanti, speciali, due l'anno. Fatevi un conto su quanto vi costa Dragonero in un anno e rimarrete stupiti. Bellissima lettura, ma forse si sta un po' esagerando ad allungare le mani al portafoglio del collezionista, del fan in questo modo. Forse sì. Nonostante i prodotti siano tutti quanti molto molto belli, ma magari si potrebbe anche fare in un altro modo. Questa uscita di tre contemporanei nello stesso mese non la capirò mai, nemmeno se me la spiegano. Noi ragazzi ci leggiamo qua sotto nei commenti, perché voglio sapere voi che ne pensate, perché io veramente, quando è arrivato il comunicato stampa, l'ho visto sul sito, gli eroi, Yannick, Mor, tutti e due lo stesso giorno, ho immediatamente scritto, ho detto ragazzi ma c'è una problematica in questo, è sicura? Eh sì, era sicura, ma mai vista una cosa del genere, non la capisco. Ditemi voi se voi l'avete capita, se sapete qualcosa in più di me. Noi ci leggiamo qua sotto nei commenti e ci vediamo domani per il solito prossimo video. Ciao belli.